Rieccoci amici di Piero da Saronno per il secondo tempo di questa Amo Sportiva contro Real Cornaredo calcio a 5. Risultato che vede Cornaredo in vantaggio per 2-1. Partita combattuta, giocata con grinta da entrambe le squadre. Tanti errori da parte di Amo Sportivo, con cui Cornaredo con un'ottima impostazione di gioco e con le qualità dei propri giocatori ha saputo, di cui Cornaredo abbiamo detto ha saputo approfittare, e si ritrova quindi in vantaggio di 2-1. La partita riparte con Forte che tocca per Rossini. Forte per Rossini che cerca Manuel, la palla va rimessa a terra, recupera Amo Sportiva. Melosi per Riva per Melosi, cerca Borghi in avanti, passaggio troppo forte e troppo alto per Roberto Borghi. Riparte il portiere Moschella che tocca per Forte per Rossini. Rossini tocca per Pellegrino, c'è di fronte Buongiorni, tocca di prima per Forte, la palla che si perde in rimessa laterale. Cornaredo subito che aggredisce alto sulla rimessa laterale di Amo Sportiva. Melosi cerca Riva, lungo in avanti, Riva cerca il tiro al volo che finisce largamente a lato. Riparte Cornaredo con Forte per Pellegrino per Rossini in avanti per Manuel che si gira benissimo su Melosi, adesso recupera però Buongiorni. Adesso vediamo Riva che prova a partire da solo, si porta però la palla in rimessa laterale. Rossini all'impostazione per Forte ha di fronte Buongiorni, tocca per Rossini, Pellegrino, Rossini per Manuel, ancora Pellegrino, 1-2, bellissimo, Pellegrino è solo! Bellissima questa azione di Cornaredo con Pellegrino che segna la doppietta personale, esultanza anche un po' polemica del numero 8 Pellegrino. Ultanza anche un po' polemica pare proprio verso i suoi tifosi o comunque qualcuno che pare avergli detto qualcosa. Amo Sportiva è sotto subisce un brutto colpo. 3-1 il risultato. Pellegrino con un'ottima azione con il numero 9 Manuel ha trovato un colpo sotto delizioso con cui ha beffato il numero 1 Romano. Adesso Pellegrino alla rimessa laterale in avanti con Cornaredo, Riva prova a girarsi, Riva perde palla, Manuel, Rossini prova a passare su Riva, manda però la palla direttamente sul fondo, adesso Romano dal fondo cerca lungo Borghi, difende bene Borghi, tocca per Riva che passa in mezzo a due, Riva cerca l'imbucata per Borghi, ha coperto bene Forte che però si è portato la palla in rimessa laterale. Riva alla rimessa, Melosi col sinistro murato da Pellegrino, ancora arriva la rimessa, ancora Melosi, palla che si spegne sul fondo, altissimo il tiro stavolta tentato da Edoardo Melosi. Amo Sportiva che però ha reagito, dà segni di vita alla formazione di Saronno. Adesso vediamo Forte per Rossini, malinteso anche dovuto al buon pressing dettato da Buongiorno. Adesso Riva prova a passare, lo ferma Rossini in rimessa laterale. C'è stata anche la deviazione del numero 10, quindi riparte Cornaredo con Forte, Pellegrino. Pellegrino cerca Manuel, pallone troppo lungo, Melosi cerca lungo Borghi, palla, ennesima palla sbagliata dal numero 5, capitano dell'Amo Sportiva, Rossini, per Forte. Forte va da Rossini ancora, torna Pellegrino, cerca l'1-2 ancora con Manuel che stavolta manca il pallone, quindi Romano lungo verso Riva fermato però da Pellegrino, adesso Melosi ferma Manuel. Cornaredo ancora la rimessa laterale, vediamo Forte cerca i compagni, trova Pellegrino sbaglia il passaggio, copre bene su Riva che però recupera il pallone, Riva in mezzo, Riva viene murato all'ultimo da Rossini, ma la grinta del numero 10 di Amo Sportiva che guadagna un calcio d'angolo importante. Amo Sportiva che dà segni di vita, adesso Riva la battuta, cerca in mezzo Borghi, murato ancora da Rossini, stavolta è rimessa laterale, la posizione ancora invitante, ancora in mezzo Riva che finta, cerca di andare in area di rigore, palla troppo lunga, fermato da Pellegrino, adesso Buongiorni
fermato proprio dal ritorno di Riva, che non ha saputo controllare la corsa. Intanto Cornaredo con Manuel, Manuel che prova ad accentrarsi, fermato da Borghi, è costretto a tornare da Rossini, ancora colpo sotto, Manuel è solo, cerca Pellegrini in mezzo, Borghi ha cannato il controllo, ha ciccato il controllo e rischiava di lasciare ancora Pellegrino solo davanti al portiere. Amo Sportiva che attacca con grinta, adesso ottimo il controllo di Buongiorno al tiro, ciccato stavolta dal numero 6 che aveva controllato benissimo. Riparte Cornaredo con forte per Pellegrino, ottimo 1-2, forte che si era spinto in avanti, ha trovato un buon diagonale che fortunatamente per Amo Sportiva si è spento a lato. So Romano ancora lungo verso Borghi che prova ad andare su questo pallone troppo lungo di Romano. Riparte ancora Cornaredo con Rossini, vediamo passaggio sbagliato verso Forte, Amo Sportiva guadagna una rimessa in zona d'attacco. Amo Sportiva che però è lenta nel tentare la ripartenza, Melosi, tiro che poteva diventare pericoloso, che però si è spento alto. Intanto esce Riva ed entra Fiorentino, adesso forte per Pellegrino, cerca Manuel, la palla che si spegne in rimessa laterale per Amo Sportiva, se ne incarica Fiorentino che c'è, attenzione, Manuel ha deviato il pallone con la mano e stavolta il giallo c'è. Secondo fallo di mano ingenuo da parte di quelli di Cornaredo, il primo era stato perdonato e il secondo invece no, l'arbitro non è stato più clemente, quindi posizione comunque non ideale per tentare un tiro, probabilmente Melosi cercherà l'impostazione, vediamo l'arbitro che rallenta un attimo l'esecuzione. Intanto Melosi adesso cerca Borghi che non riesce a controllare bene sto pallone, torna però su Manuel, palla che però torna forte, che salta Melosi in aggressione e Borghi è bravo a tornare e a mettere il pallone in rimessa laterale. Adesso Melosi di fronte a Rossini che imposta, toccato per Forte prova a partire per Pellegrino, ancora Pellegrino per Manuel, Pellegrino cerca l'imbucata per Forte, tocca dietro per Rossini, cerca ancora l'imbucata Borghi, rischiato di toccarla, comunque Romano non ha trovato eventuali problemi, passaggio ancora lungo, troppo lungo quello di Romano per Melosi. Su Cornaredo ancora l'impostazione, vediamo Forte, Fiorentino ferma questo pallone ma male, però recupera Buongiorno, Melosi tocca per Borghi, cioè, il gol di Buongiorno, grandissimo, l'1-2 tra Buongiorno e Borghi, scusate la confusione negli uomini ma l'azione è stata veramente perfetta dai giocatori di Saronno, 1-2 fatto veramente bene tra il numero 4 e il numero 6, Buongiorno solo davanti a Moschella, non ha sbagliato, con la punta ha insaccato e siamo 3-2, l'Amo Sportiva ci crede, adesso Pellegrino sbaglia il controllo, probabilmente la palla è uscita. Fiorentino adesso si incarica della rimessa, Fiorentino per Buongiorno, autore del gol del 3-2, adesso Melosi, davanti per Borghi che ancora una volta non riesce a controllare, palla che comunque va in rimessa laterale a favore di Amo Sportiva, adesso Fiorentino, Buongiorno ancora murato, attenzione Pellegrino è riuscito a passare, Melosi però lo chiude in rimessa laterale, adesso prova Pellegrino dietro per Forte, ha di fronte Buongiorno, sbaglia però stavolta il passaggio Forte, Amo Sportiva che comunque ci mette troppa foga, pressa sempre con due uomini rischiando sempre l'imbucata, adesso Borghi, Buongiorno, prova a passare Buongiorno, fermato Forte, attenzione Rossino, attenzione, Fiorentino è solo, viene fermato da Forte, non ha saputo approfittarne Fiorentino che si è trovato da solo, adesso Di Pietro, fermato bene da Melosi nel rimessa laterale, Amo Sportiva che ci crede, adesso Pellegrino a di fronte di Fiorentino, adesso Rossini per Saffioti ancora per Rossini per Saffioti, costretto ancora a tornare da Saffioti, 1-2 con Rossini che si era spinto in avanti, Romano però ferma, Romano lancia lunghissimo per Melosi,
Giorgi cicca incredibilmente il tiro. Ottimo comunque questo rilancio di Romano, che aveva pescato Melosi, che probabilmente non se l'è aspettato che il pallone passasse. Un'ottima occasione per Amo Sportiva, si è sciupata così. Adesso vediamo Cornaredo. Tentato fermato il passaggio per Rossini da Melosi, e sarà ancora rimessa laterale per la squadra in maglia rossa. Rossini per Saffioti. Saffioti lungo per Di Pietro, palla che comunque non è arrivata. Adesso c'è Fiorentino all'impostazione con Melosi, cerca l'imbucata per cipare per Borghi, pallone che arriva direttamente a Moschella, copre adesso il rilancio Melosi, adesso Pedrani salta Saffioti, Pedrani cerca, crediamo, il secondo palo verso Borghi, ha fermato Moschella, adesso attenzione a Pellegrino cerca il tocco per Di Pietro, ci pare ci sia stata deviazione non constatata dall'arbitro. Adesso Romano, Borghi prova a difendere questo pallone, tocca per Pedrani cerca di farsi largo, fermato da Rossini che cerca l'imbucata per Pellegrino. Era solo Pellegrino per la tripletta, ha mandato a lato questo pallone invitantissimo di Rossini. Adesso Romano lungo per Borghi, la palla che è finita in rimessa laterale in quanto ha toccato il soffitto della palestra, ma l'arbitro comunque comanda un calcio di punizione a favore di Cornaredo. Troppa foga ha messo Borghi nel tentare di difendere questo pallone. Adesso Saffioti per Pellegrino. Pellegrino di fronte a Pedrani, cerca Di Pietro che si manda la palla in rimessa laterale sulla copertura di Fiorentino. Molto fisica la copertura di Amo Sportiva. Fiorentino sbaglia la rimessa per ci pare per l'imbucata di Pedrani. Intanto è uscito il numero 4 Roberto Borghi, è entrato il numero 9 Luca Tavazzani. Adesso Rossini per Cornaredo, Saffioti. Cornaredo che tiene il pallino del gioco, anche se Amo Sportiva gioca tanto con le ripartenze. Attenzione, Pedrani difende bene questo pallone, tocca per Tavazzani che è poco reattivo. Attenzione alla ripartenza di Cornaredo, ancora un passaggio impreciso di quelli di Cornaredo che ci mettono anche loro tanta fretta negli 1-2 e sbagliano spesso il passaggio l'ultimo passaggio. Adesso sbagliata la rimessa dei giocatori di Amo Sportiva, che non si lasciano opzioni, si allargano troppo i giocatori di Saronno, e sarà cambio rimessa comunque per quelli di Cornaredo. Rossini è costretto ad allargarsi, fermato da Fiorentino, c'è stata una deviazione dello stesso Rossini, quindi rimessa laterale per Amo Sportiva. Adesso Melosi in posta, parte Melosi, cerca Tavazzani che non controlla, deviazione di Rossini favorisce l'intervento di Moschella. Adesso proprio Rossini per Di Pietro, cerca Pellegrino, fermato da Melosi. Pellegrino controlla bene, Melosi però lo ferma. Sarà rimessa laterale, se ne incarica Saffioti per Rossini. Saffioti cerca Pellegrino ancora solo causa l'eccessivo pressing di Amo Sportiva. Adesso attenzione a Melosi che però ha spazio. Melosi cerca di farsi largo, Melosi, il tiro di Melosi finisce ancora largo. Amo Sportiva che sciupa tanto in ripartenza. Riparte quindi Cornaredo con Pellegrino. Pellegrino per Saffioti. Saffioti per Rossini. Rossini ancora per Saffioti. Saffioti a di fronte di Tavazzani, tocca ancora per Rossini. Torna da Saffioti. Saffioti ancora per Rossini. Scambiano i due giocatori di Cornaredo. Adesso cerca l'imbucata Rossini per Pellegrino. Saffioti ha messo in rimessa laterale. Adesso attenzione a Tavazzani a Fiorentino che ha dovuto cercare un passaggio lungo sbagliato, perché i giocatori di Amo Sportiva non danno, cioè l'errore che sta commettendo Amo Sportiva è non dare giocatori vicini al passaggio sulla rimessa laterale. Sciupati tanti palloni in questo senso. Attenzione adesso al rilancio lungo di Romano, probabilmente c'è stata deviazione di Saffioti ed è calcio d'angolo. Attenzione a Melosi, la girata di sinistro, stavolta finisce poco a lato. Amo Sportiva che ci crede, ci mette grinta, che comunque però sciupa tanto in ripartenza. Adesso riparte Cornaredo con Saffioti. Adesso Rossini tenta l'imbucata, cerca di ripartire Cornaredo, palla che finisce in rimessa laterale sull'intervento di Melosi a fermare il capitano di Cornaredo, Di Pietro. Adesso Cornaredo che comunque tiene il pallino del gioco in mano, sempre ad impostare con calma. Saffioti, Rossini,
ancora Saffioti, c'è, scusate, Pellegrino, Saffioti ha lasciato per Pellegrino, adesso ancora Saffioti col suo sinistro, pericolosissimo il numero 3 con i tiri dalla distanza, autore del gol del pareggio nel primo tempo, di quello che era il pareggio, adesso Saffioti ancora lui col sinistro! E ci pare che c'è stata la deviazione proprio del capitano Edoardo Melosi in rete, autogol che non ci voleva proprio per il morale di Amo Sportiva e soprattutto del suo capitano. Adesso costretta a ripartire ancora sotto di due gol Amo Sportiva, intanto è entrato Alessio Scotillo per Amo Sportiva, su Melosi. Cercando Tavazzani, attenzione, Melosi, è solo, Melosi, c'è Tavazzani, fermato da Moschella, Tavazzani poco deciso in questo senso, attenzione, Melosi prova a girare con rabbia, molta la rabbia del numero 5, la sta esprimendo in campo, un tanto in precisione, adesso Pellegrino ha di fronte Pedrani, su Saffioti va, torna da forte, Saffioti ancora forte che sbaglia la girata di prima per Pellegrino, so, va all'Amo Sportiva all'impostazione, sbaglia ancora Melosi il rilancio e adesso è un'altra rimessa per Cornaredo, se ne incarica forte sulla linea mediana, forte torna da Di Pietro per Saffioti, ancora Di Pietro, vediamo adesso forte Saffioti fermato da Scotillo, Tavazzani però è poco reattivo, Saffioti recupera il pallone, adesso Pedrani ferma forte, adesso attenzione all'incomprensione tra Melosi e Pedrani, Melosi che stava partendo, Pedrani ha tentato di servire la palla che è stata recuperata ma si è spenta sul fondo, attenzione il lancio impreciso di Romano che favorisce Di Pietro ma la palla è uscita, adesso Melosi si incarica di questa rimessa. Melosi lancia lunghissimo, passaggio nel nulla, Moschella quindi fa ripartire forte per Saffioti ha di fronte Tavazzani, ancora forte, prova a girarsi, guadagna però rimessa laterale Pedrani, tocca per Melosi cerca Scotillo, fermato adesso però, sbagliato il rilancio di Moschella, Pedrani fermato però da forte, Sione però, pallone recuperato proprio da Scotillo va al tiro, fermato da Di Pietro. Guadagna calcio d'angolo il neo entrato, adesso Scotillo dalla Juniores dell'Amo Sportiva, su attenzione Scotillo trova Tavazzani, prova a girare, Di Pietro lo ferma, sarà rimessa laterale per Cornaredo, ottima comunque finora la prestazione del numero 8 proveniente dalla squadra Juniores dell'Amo Sportiva, su Saffioti per Di Pietro torna da forte va da Saffioti è di fronte a Scotillo, va da Di Pietro cerca l'imbucata per Saffioti, copre bene Scotillo per Tavazzani che cerca di girare per Pedrani, viene fermato ancora da Di Pietro, si è fatto male, intanto il numero 9 entra in campo, Buongiorno cerca qui Melosi l'imbucata per Pedrani che non riesce a controllare. Su, la rimessa laterale di Cornaredo con Pedrani che era andato in pressing, intanto in posta Di Pietro cerca Manuel che tocca per forte per Saffioti va da Scotillo, lo ferma Scotillo, prova a passare, lo ferma ancora Saffioti che manda però la palla in rimessa laterale, su Buongiorno cerca l'imbucata per Melosi, fermato da forte Amo Sportiva che comunque ci crede, cerca Pedrani, sbagliato ancora una volta il passaggio di Edoardo Melosi, su, vediamo forte ad impostare, toccare per Di Pietro, ancora forte ancora per Di Pietro, parte forte, lo cerca Di Pietro e lo trova, fermato però forte da Melosi che va detto sbaglia tanto a livello di impostazione ma a livello di copertura è preziosissimo il capitano di Amo Sportiva, adesso vediamo Saffioti per Di Pietro, toccare per forte, ha di fronte Buongiorno, cerca l'imbucata per Manuel che anticipa Melosi e mette alle spalle di Romano. Amo Sportiva che adesso si trova sotto di ben tre gol, viene chiamato un time out da parte di mister Ivan Colombo per l'Amo Sportiva che nonostante avesse trovato il gol del 3-2 si è ritrovata a subire due gol, uno di cui un autogol da parte del proprio capitano.
Non un bel colpo per il morale della squadra di Saronno, che se la stava giocando anche adesso, che le qualità tecniche dei giocatori di Cornaredo stanno avendo il sopravvento. Vediamo le indicazioni date dai mister Ivan Colombo, tentare comunque di risollevare il morale dei suoi giocatori, che ci pare comunque veramente sotto i tacchi. Qualunque squadra sarebbe sotto i tacchi. Indicazione del mister di Cornaredo. Le due squadre si accingono comunque a ritornare in campo tra poco. Vediamo quando il direttore di gara darà indicazione per la ripresa del gioco. Pare la darà tra poco, la dà adesso. Due squadre rientrano in campo con la palla per Ramo Sportiva. Ha detto riparte, deve battere da centrocampo, ma appena subito gol. Abbiamo Scotillo e Buongiorno sul punto di battuta. L'arbitro dà il via, riparte quindi Amo Sportiva. È entrato intanto Volpi al posto di Melosi. Volpi cerca proprio Buongiorno, fermato da Pellegrino. Adesso Rossini ha di fronte a Scotillo che lo attacca. Adesso Pedrani affronta Pellegrino, trova però Manuel che si gira ancora bene, costretto però a tornare da Forte. Forte che salta Buongiorno, Forte cerca l'imbucata per Pellegrino, palla troppo alta. Adesso Romano lancia lungo cercando Buongiorno, si fa anticipare da Forte. Adesso Scotillo, Scotillo cerca Pedrani, fermato. Adesso Scotillo va ad attaccare Rossini, Scotillo contro Rossini, Scotillo attenzione, è costretto a passare a Moschella. L'azione un po' confusa che però favorisce Manuel. Manuel solo davanti a Romano, perde l'attimo e Romano gli toglie praticamente la palla dai piedi. Attenzione alla ripartenza, Buongiorno per Pedrani, l'1-2, Buongiorno fermato da Pellegrino all'ultimo. Attenzione adesso Moschella, lancio lungo per Manuel. Manuel salta, salta Volpi, ancora Manuel ha cercato il passaggio di ritorno sulla parata di Romano, passaggio nel nulla, quindi riparte Amo Sportiva. Adesso Volpi, Volpi, Volpi per Buongiorno, palla deviata e finisce in rimessa laterale per Amo Sportiva. Vediamo Pedrani toccare per Volpi, Volpi per Scotillo, Scotillo per Buongiorno, Buongiorno cerca l'1-2 con Scotillo, palla fermata a terra con la mano da Forte che se ne è reso conto, ha chiesto subito scusa. Calcio di punizione da posizione comunque invitante per Amo Sportiva. Diamo Buongiorno sul punto di battuta. Vediamo cosa propenderà di fare il numero 6 di Amo Sportiva, se passare il pallone o a Pedrani o a Scotillo o cercare l'imboccata sul secondo. C'era Giovanni Volpi libero sul secondo ancora, ha deviato Moschella in rimessa laterale. Proprio Volpi va, un improbabile tiro Giovanni Volpi che finisce larghissimo, larghissimo, ha rischiato quasi la rimessa laterale. Intanto Moschella per Forte, Forte pressato, Pellegrino pressato da Scotillo, la palla finisce in rimessa laterale per Amo Sportiva. Scotillo fermato da Pellegrino che non ha rispettato la distanza, l'arbitro ancora clemente con i giocatori di Cornaredo. Adesso attenzione a Pedrani che si libera bene, Pedrani fermato però da Forte, sbaglia il controllo e trova Di Pietro. Forte fermato però da Volpi, subito può tentare la ripartenza, viene fermato però da Pellegrino. Fase velocissima della partita, adesso intanto Pedrani prova a girarsi Forte e cerca un intervento rischiosissimo. Si chiariscono il numero 6 e il numero 7. Adesso attenzione, Pedrani recupera palla, Pedrani! C'era Volpi libero, ancora egoista l'annotazione del numero 7, non l'unico oggi a non cercare il passaggio per il compagno libero. Intanto subisce fallo all'altezza del centrocampo. Intanto si decide chi lo batterà questo calcio di punizione. Buongiorno, se ne incarica Buongiorno, chiama la distanza il numero 6. Buona copertura intanto dei giocatori di Cornaredo. Vediamo, vediamo un attimo Buongiorno che chiede ancora rispetto alla distanza. Va Buongiorno, cerca Scotillo, Scotillo che prova a girarsi, Scotillo, Scotillo ancora prova a passare, ancora Scotillo su Rossini, ha tentato poi il tiro Giovanni Volpi. Pallone che è uscito ancora largo, Amo Sportiva che comunque dà segnali di reazione nonostante i tre gol sotto, nonostante essere sotto di tre gol, scusate il lapsus. Viene chiamato un altro time out, stavolta dalla panchina di Cornaredo. Vediamo se Cornaredo saprà rispondere a questa reazione dei saronesi. Cornaredo che comunque ha la vittoria
ha per adesso la vittoria in mano. Vediamo se saprà conservare questo risultato, che comunque non è irrecuperabile, in quanto comunque in 7 minuti nel calcio a 5 si può fare tutto. L'ha dimostrato anche il Milan nel calcio a 11 giusto ieri sera, con 2 gol in appena 2 minuti. Fare un esempio anche extra calcistico nel caso del calcio a 5. Tanto si riprende il gioco e rimessa laterale, ci pare, a favore di Cornaredo. Sì, il pallone di Volpi si era spento addirittura rimessa dal fondo, scusate. Moschella prova a lanciare lungo, Volpi tenta l'anticipo. Ha subito anche fallo Giovanni Volpi nel tentare l'anticipo. Pellegrino, perplesso, chiede spiegazione all'arbitro. Tanto è il quinto fallo per i giocatori di Amo Sportiva. Siamo al quinto. Prossimo fallo sarà già a tiro libero. Quindi importante adesso per Amo Sportiva la gestione dei falli. Scotillo difende bene il pallone, salta. Saffioti viene fermato però da Pellegrino. Buongiorno, la rimessa laterale. Vede Volpi, gira bene Volpi per Scotillo, però fermato all'ultimo da Pellegrino. Ancora Volpi in palleggio, ne esce bene però Rossini, contrastato da Pedrani. Ancora Rossini su Buongiorno, Rossini ancora la palla tra i piedi, ha cercato il passaggio in mezzo, non è murato però dallo stesso Buongiorno. Sarà calcio d'angolo per Cornaredo. Adesso chiama lo schema Di Pietro, cerca Rossini, palla deviata da Buongiorno. Adesso abbiamo Saffioti alla rimessa, tocca per Pellegrino pressato da Scotillo che quasi lo ferma, Pellegrino riesce a passare, ancora Scotillo che torna su Pellegrino tenta il colpo sotto, Romano va ad anticipare Di Pietro che lo supera comunque in altezza, non rischia, quindi mette il pallone in calcio d'angolo. Attenzione, ottimo schema da calcio d'angolo qui dei giocatori di Cornaredo, che vanno sul 2-6. Risultato pesante nei confronti di un'Amo Sportiva che comunque non stava demeritando, è riuscita comunque a trovare uno schema veramente lodevole la squadra di Cornaredo, che ci pare il numero 7 Rossini è stato il realizzatore. Lodevole questo schema veramente da calcio d'angolo. Adesso attenzione a Scotillo che rischia su Pellegrino. Attenzione a Rossini, manca il controllo. Giovanni Volpi controlla di mano e giustamente non è tornato sul pallone, rispettando anche le proteste dei giocatori di Cornaredo. Adesso Rossini per Saffioti. Saffioti pressato da Pedrani che guadagna anche una rimessa laterale. Amo Sportiva cerca comunque un gol che potrebbe comunque rivitalizzare il morale e rendere meno pesante questo risultato, a mio avviso non demeritato ma ingiusto per come si sta sviluppando. Diamo Moschella adesso alla rimessa, toccato per Rossini, autore del gol del 2-6. Diamo Saffioti, trovo una grande imbucata per Pellegrino, pallone che però è troppo lungo, va a Romano lungo verso Buongiorno che non riesce a controllare bene, la palla va in rimessa per Cornaredo che con tutta calma va alla battuta. Andiamo adesso Pellegrino pressato, adesso attenzione, Pedrani difende bene questo pallone, appoggia per Buongiorno, male questo appoggio di Pedrani, troppo lento, Pellegrino ha messo in rimessa laterale. Andiamo adesso Volpi, cercare l'imbucata con un tocco sotto per Buongiorno, ancora rimessa laterale per Amo Sportiva. Andiamo adesso Volpi, cerca Pedrani, attenzione alla ripartenza, Rossini cerca Di Pietro, fermato da Buongiorno in calcio d'angolo. Adesso vediamo proprio Di Pietro, ancora per Pellegrino, attenzione a Saffioti ancora pericolosissimo con il suo sinistro, aveva saltato bene ci pare Pedrani che adesso va a prendere il rilancio lungo di Romano, c'era Spoldi che poteva andare su questo pallone che involontariamente Pedrani aveva quasi servito come un assist vincente. Adesso è rientrato il capitano Edoardo Melosi che tocca per Buongiorno è costretto a tornare indietro addirittura da Romano che tenta addirittura il tiro. Moschella non senza difficoltà però ferma questo pallone con Romano che aveva
vai, quasi, diciamo, involontariamente ha trovato un tiro pericolosissimo. Adesso proprio Romano sul rilancio lungo va tranquillo. Adesso Melosi ha spazio davanti a sé. Melosi recupera su di lui Di Pietro, è costretto a tirare. Rossini mette il pallone in rimessa. Attenzione, Pedrani qui non controlla per l'ennesima volta solo davanti al portiere. Ovviamente la terza volta che il numero 7 non riesce a controllare bene solo davanti a Moschella. Adesso Rossini pressano adesso i giocatori di Amo Sportiva. Il tacco di Pellegrino si spegne in rimessa laterale. Tentava di servire il numero 9 Manuel. Adesso Melosi, c'è Buongiorni libero in zona centrale. Rientra Melosi, prova a farsi spazio il numero 5, fermato da Saffioti. Adesso Buongiorni cerca l'imbucata per, scusate, Melosi per Buongiorni. Adesso ancora Buongiorni, cerca il secondo palla per Pedrani, era coperto, torna Buongiorni su Pellegrino, però scivole, Pellegrino riparte, Pellegrino trova Manuel, è solo Manuel, cerca Rossini che è solo, ancora Manuel. Rossini non egoista di fronte a Romano, ha servito Manuel per il 2-7, che, diciamo, risultato a mio avviso decisamente ingiusto per quello che Amo Sportiva sta creando, ma l'imprecisione e gli errori di concentrazione e di schieramento pagano e costano tanto. Adesso è rientrato il numero 10 Marco Riva, vediamo se almeno l'Amo Sportiva riuscirà a dare una reazione, magari segnando magari anche qualche gol, almeno per riequilibrare questo risultato. Adesso azione un po' confusa, serie di rimpalli che ha portato a questa rimessa per Cornaredo in zona difensiva. Saffioti lancia lunghissimo, Romano senza problemi, Romano lancia lungo verso Spoldi, attenzione, Saffioti ha toccato indietro, passaggio quindi involontario, Moschella con le mani ha controllato. Adesso Rossini lascia Pellegrino con un velo per Rossini, che però non è veloce quanto il pallone. Va adesso Romano a passare a Melosi per la rimessa. Melosi va lungo per Spoldi che controlla bene, difende, cerca i compagni a cui appoggiare. Melosi aveva tentato il taglio, Spoldi aveva cercato di servirlo sulla fascia. Anche queste incomprensioni stanno penalizzando parecchio Amo Sportiva. Adesso Rossini per Pellegrino che lancia lunghissimo, esce Romano, lascia arrivare il pallone. Adesso Romano lancia lunghissimo verso Buongiorni, rilancia Rossini. Adesso Romano per Riva prova lungo, la palla deviata da Saffioti finisce rimessa laterale dall'altra parte. Diamo Buongiorni su Riva cerca Buongiorni trova Spoldi, prova a girarsi su Pellegrino. Spoldi che praticamente regala il pallone con un controllo d'esterno improbabile. Adesso vediamo Buongiorni sul passaggio di Romano. Adesso Riva cerca Melosi, passaggio impreciso. Amo Sportiva che paga tutti questi errori di impostazione. E adesso Forte, pressato da Spoldi, lascia Rossini che ha spazio. Rossini parte, attenzione, cerca Manuel, attenzione adesso, 3 contro 0. E ancora incomprensione tra Melosi e Buongiorni. Melosi che si arrabbia, scaglia addirittura il pallone contro il muro. Un 3 contro 0 sciupato da parte di Amo Sportiva. Adesso Buongiorni per il pallone toccato da Melosi, favorisce Forte. Melosi ancora a evitare la ripartenza di Manuel in rimessa laterale. Adesso Pellegrino per Forte, troppa foga sui giocatori di Amo Sportiva a causa anche questa imprecisione. Adesso Pellegrino, altra palla invitante del numero 8 che ha disputato veramente una partita veramente degna, forse di un bel 10, forse delle pagelle. Attenzione, proprio Pellegrino da centrocampo, stava per beffare Romano. Melosi cerca Spoldi, tocca per Buongiorni, imprecisione anche, incomprensioni dettate anche da questi controlli sbagliati che possono sembrare anche dei passaggi. Adesso Forte, Romano lo ferma. Adesso Romano tocca per Riva salta Di Pietro, prova a partire il numero 10, Riva va col sinistro, palla che si spegne a lato e viene chiamato, abbiamo capito l'arbitro come abbia fermato il gioco, ci pare sì, ci sia un giocatore a terra per Cornaredo, proprio ci pare numero 6 Forte che è rimasto a terra dopo il precedente contrasto con Romano.
quando mancano 2 minuti e 36 di tempo effettivo, Amo Sportiva sta perdendo per 7-2. Risultato nel complesso ingiusto, almeno a mio avviso, a mio personale avviso, in quanto Amo Sportiva comunque ha sciupato tanto, sì è vero, e meritava, diciamo, parecchio, però va detto che Cornaredo sta legittimando questa vittoria proprio perché ha saputo approfittare di quello che ha, di quello che Amo Sportiva ha sbagliato e di quello di cui Amo Sportiva non è stata capace di approfittare, come quel 3-0 che abbiamo visto in precedenza, cui Melosi e Buongiorno hanno avuto una grande incomprensione, una grande occasione sciupata, tanto viene effettuata una sostituzione, uscirà il numero 6 Buongiorno per il numero 4 Borghi, Moschella per Pellegrino, adesso Rossini per Pellegrino. Pellegrino controlla, imposta per Rossini che gira di testa, attenzione, Romano esce e calcia via il pallone che arriva, non riesce a controllare. Di certo non era un passaggio quello del numero 1, ma poteva diventarlo. Sfortunato, arriva nel controllo, adesso tenta l'imbucata Saffioti, adesso contrastato da Borghi, Rossini mette palla in rimessa laterale, Amo Sportiva che comunque vuole il gol, almeno il gol della bandiera. Adesso Riva trova bene Melosi, si gira, Melosi per Borghi, prova a girarsi Borghi, deviazione di Saffioti, Borghi ha tentato un improbabile tiro, adesso Rossini cerca il passaggio in mezzo per Di Pietro, sbagliato, Borghi trova bene Melosi, Moschella in calcio d'angolo, le motivazioni del capitano che tenta di riscattare comunque una prova negativa, diciamo. Il nostro avviso adesso, calcio d'angolo, se ne incarica Borghi, Pellegrino torna sul pallone e lo tiene in campo, no, non è riuscito a tenerlo in campo il numero 8, è andato a intercettare il passaggio debole e prevedibile di Roberto Borghi, su rimessa laterale, Melosi prova a partire, fermato da Di Pietro, Melosi ha tentato di tenere il pallone in campo, ha regalato una rimessa a Cornaredo, adesso Pellegrino per Saffioti lungo verso Di Pietro, adesso contrastato da Riva che va ancora addosso Di Pietro, prova a saltarlo, ha commesso fallo il numero 10 e protesta veementemente con l'arbitro Riva dicendo di aver preso la palla, non a nostro avviso purtroppo, anche secondo noi questo era un fallo, giusto fischiarlo. Adesso Pellegrino sbaglia il rilancio e Melosi non vede il pallone e lascia quindi spazio a Pellegrino che aveva tentato l'1-2 con Di Pietro. Non è riuscita la tripletta al numero 8, su Saffioti di testa, Di Pietro prova a girare di tacco, contrastato adesso da Melosi, Di Pietro appoggia per Rossini, adesso Saffioti va da Di Pietro lascia per Saffioti, passaggio sbagliato e palla in rimessa laterale, adesso Riva fermato da Di Pietro in rimessa laterale, Borghi adesso alla battuta, Borghi ha ancora un passaggio prevedibile di Roberto Borghi, lento, deviato e stavolta ancora rimessa laterale per Amo Sportiva che non riesce più a creare un'azione pericolosa, ancora un lancio lungo che si spegne sul fondo, su Moschella, lungo per Di Pietro, Melosi lo contrasta e torna addirittura da Moschella, adesso Rossini per Saffioti. Cornaredo che esce benissimo ogni volta dal pressing alto dettato da Amo Sportiva, pressing alto veemente, a nostro avviso decisamente poco ragionato, in quanto Cornaredo riesce sempre ad uscirne in modo pratico e semplice. Su, attenzione a Di Pietro, prova a girarsi Pellegrino trova la tripletta personale con un 1-2 perfetto con Di Pietro. Risultato che prende comunque una piega decisamente esagerata, a mio avviso, ma meritata per quello che Cornaredo ha saputo creare e ha saputo sfruttare. Adesso Amo Sportiva è costretta a ripartire quando mancano 52 secondi di tempo effettivo. È calato il silenzio sugli spalti della palestra Aldo Moro di Saronno, dove l'Amo Sportiva gioca le sue partite casalinghe. Cornaredo che comunque, ho detto, questa partita l'ha saputa meritare, in quanto magari
non è riuscita a mettere completamente sotto la squadra di Saronno, ma ha saputo approfittare di tutti i suoi errori in modo pratico e in modo semplice, giocando il proprio calcio a 5, un ottimo calcio a 5 a nostro avviso. Amo Sportiva che nel complesso, va detto, non ha demeritato ma ha fatto troppi errori che le sono costati cari, soprattutto nel secondo tempo, in quanto nel primo tempo era riuscita comunque a mettere paura alla squadra di Cornaredo. Nel secondo tempo si è sciolta di fronte ai propri errori. Adesso attenzione a Di Pietro, che forse colpito anche da un po' di crampi, cicca il tiro col sinistro. Adesso vediamo Riva saltare bene Rossini. Riva salta Rossini, adesso Spoldi tenta il tiro murato da Saffiotin, calcio d'angolo. Adesso Spoldi cerca Melosi sul secondo palo, Melosi non c'è nessuno però in mezzo. Adesso Romano ferma il pallone col petto, non riesce però a controllarlo. Adesso sarà rimessa laterale anche in zona d'attacco, quando mancano comunque 3 secondi di tempo effettivo. Possiamo dire che la partita è finita, si attende solo il fischio del direttore di gara. Adesso Pellegrino va addirittura al tiro. Adesso Pellegrino ancora murato da Romano in calcio d'angolo, ma l'arbitro dice che basta così. Abbiamo già fatto comunque un'analisi della partita in questi secondi finali. Una sconfitta che brucia ad Amo Sportiva, però un secondo tempo che comunque l'ha vista meritare questa sconfitta, a mio avviso, anche se le occasioni pericolose non sono mancate, sono state sciupate diverse occasioni. E amici di Piero da Saronno, non mi resta che salutarvi. Mentre le squadre si salutano, non mi resta che salutarci anche noi e vi invito a ritrovarci qui sempre su Piero da Saronno per altro grande calcio a 5, altro grande futsal, sempre qui dalla palestra Aldo Moro di Saronno.